Sempre chiamato Giorgio e basta. Male, molto male. Ma sì. Perché non contare rischi di sentirti dire quello che ha detto a me l'altro giorno. Che? Insomma, come ti permetti? Io voglio essere chiamato signor Giorgio. Ricordati che sono il tuo padrone, capito? Ah, ah sì. E va bene, vuol dire che lo chiamerò signor Giorgio. Ecco, brava. Mi deve pagare questi due paia di scarpe nuove, eh? Cosa? Sì. Due paia di scarpe nuove? Sì, sì. Niente si fa mancare, sai quello, niente. L'altro ieri sei camicie di seta, ieri il cappello di pelo nero lucido e oggi le scarpe. Ma ha detto che gli servono per il matrimonio di Pasqualino. Non c'è? Dorme ancora. Dorme ancora? Sì. Per bacco, è quasi mezzogiorno. Beh, hai tempo da aspettare. Manca un quarto. Hai tempo da aspettare. L'aspetto sì, l'aspetto. Ecco. Mi deve pagare. Sì, sì. Mamma mia, che caldo, Concetta? Oh, oggi è tremendo. Ehi. Anche la sua signora dorme? La no. Baronessa? No, no. È andata in città a fare delle spese, ah, ha sì? detto. Si prepara per la festa di domani. Dice che è baronessa, eh? Che c'è da ridere? Senti, se quella è baronessa, io sono la moglie del Papa. Ma come siete fessi in questo paese? No, e che c'entriamo? Giorgio dice che sposò un barone che poi morì in duello. Beh, tutti sanno così, vabbè, no? Senti, no, non mi far parlare, non me ne fare dire quattro di quelle che so dire io, eh? Baronessa, cosa te la fatti? Mai sentito una cosa simile? Io sono la regina di Francia, se quella è baronessa. Ma vai su, vai a vedere la sua stanza. Non ti dico. Tutto in disordine, sì. Devi vedere un paio di scarpe qua, una camicia là, una sottoveste là, calzini là, un vero campo di battaglia. Va là, che hanno fatto una bella copia quei due. È proprio giusto, eh? Dio li crea e poi li accompagna. Ah, c'hai ragione, Concetta. Sì. Ah, io non riesco a convincermi come un uomo possa rimanere a letto fino a questo. Vita comoda, caro mio. Ma se fosse ancora al mondo il povero signor Domenico, il padre di Pasqualino, il signor Giorgio e la sua stimatissima signora, la grande artista del varietà, la baronessa, non starebbero qui a fare i porcacci comodi loro, alla faccia della buona creanza, te lo dico io. Ma meritava una sorte migliore quel povero figliuolo. Ma sì. Pare proprio che la fortuna si voglia tenere lontana da quel ragazzo. Quel fratello. Prego, fratellastro, vuoi dire? Sì, fratellastro. Sì, fratellastro. Ah, e Lucia, non per parlarne male, eh. No. Una brava e onesta ragazza. Potrà anche essere una buona moglie. Ma che brutto carattere che ha. Quando la si vede al caffè in piazza, si mette lì seduta, con gli occhi che guardano in terra e non dice una parola. E chi è? Ma è molto simpatica il signor Giorgio. L'hai detto. Ed è stato lui che ha combinato questo matrimonio. Sì.
se potessi parlare, se potessi dire tutto quello che Pasqualino non vede, non sente, non capisce. Sai quante ne direi, Giovanni? Quante? A quanto si dice, Giorgio ne ricava qualche milioncino, da questo matrimonio. Intanto è già d'accordo con Pasqualino che a nozze avvenute questo palazzo diventa tutto di sua proprietà. Matrimonio di interesse, l'hanno capito tutti in paese. Lucia non ha una lira, sì, qualche piccola proprietà, ma cosa di poco conto. Troppo buono quel Pasqualino, troppo buono. Sì, proprio, proprio. E tutti ne approfittano, tutti. Eccolo. Chi è Pasqualino? No, Giorgio. Senti, tu sei una mala femmina. Cosa? Taci, lasciami parlare. Ricordati che sono il tuo padrone e tu sei quella che deve lavorare tacendo, e tacendo ubbidire è il tuo destino. Tu sei nata, serva, come io sono nato, per comandare e fare il mio porcaccio comodo. Dunque, tu sei una mala femmina. Ma insomma... Non mi interrompere. Sei una mala femmina, dispettosa e antipatica. Ma io non sono uno stupido e io in giro da te non mi lascio prendere. Buongiorno, signor Giorgio. Dunque, e io in giro da te non mi lascio prendere. Buongiorno, signor Giorgio. Ma tu che vuoi dire? Salutavo. Ma sto parlando. E mi interrompe. Tutti ineducati in questo paese di rimbambiti, tutti. E stai zitto. Ma hai salutato una volta, basta. E che roba? E lo senti che sto rimproverando la schiava qua? Cosa? Schiava! Sei schiavo, peggio di una schiava, peggio, sei una bestia. E sta zitto. Dunque, io ti avevo pregato che il caffè io lo voglio passato bene e carico. È carico questo? Sì. Senti, io te lo butto in faccia questo, è carico questo qui. Questa è acqua sporca. Acqua sporca. Tieni, guarda, acqua sporca. Guarda, si vede il fondo della tazza, guarda. Vedi il fondo della tazza, lo vedi? Acqua sporca, ti assaggio. No, non occorre, si vede dal colore che non è buono. Acqua sporca, ti dico, acqua sporca. Quella sai come fa quella schiava maledetta? Dai, zitta, sei schiava. Zitta che io ti metta ai ferri, sai, ti metto. Io li ho visti i negri messi al palo in Africa, sì, sotto il sole a bruciare. Sta zitta che lì ti metto. Quella sai come fa quella lì? Quando il caffè è passato, le prime due tazzine le mette da parte, una per sé e l'altra per Pasqualino, il cocchetto di casa. E a me tocca la scolatura, tocca. Io ho una bocca amara che a pensarlo solamente... Ma poi puzza. Puzza pure. È una puzza strana. Io... Assaggia, ti prego, assaggia. Ci credo. Questo ci crede, senza assaggiare. Domattina vi porterò la prima tazza. Va bene così? Contento? Come ve lo devo dire? Che io il caffè non lo so fare meglio di così. Ma se non riesco ad accontentarvi, ma perché non ve lo fate da voi? Perché non ve lo fate fare da vostra moglie, dico io? Sei brutta. Lo so. Lo sai e non provvedi. Questo è... Quella sta lì come se fosse carina. Stai fresca, stai. Sai che ne vuoi sapere, in questa casa? Di tutte le attenzioni che sono per Pasqualino. E per lui si cucina bene, per lui si fa la torta speciale, per me solamente rispetto. Voi avete vostra moglie. Quel povero ragazzo non ha nessuno. Sì, ha soltanto nessuno. Me. Grazie. Soltanto. Me lo sono allevato e cresciuto come se fosse stato un mio figliuolo. Senza mamma è cresciuto. Senza mamma anch'io. Sono stato cresciuto senza mamma. Ma voi avete un altro carattere, non siete gentile, non siete carino, non sapete chi deve. Basta, cafone! Quando uno si alza a mezzogiorno! Guarda, quando uno si alza a mezzogiorno, io mi voglio alzare quando mi pare e piace. All'una, alle due, alle tre, alle cinque, alle otto di sera, ti interessa? Ma che ci rimetti qualche cosa? Chi è che si sveglia? Io o tu? Chi? Noi! E allora che te ne importa? E lasciami svegliare quando voglio io. Ma io devo rendere conto a lei se mi sveglia all'una, alle due. Ma guarda un po', che persecuzione! E no, perché quello anche mio padre, benedetta anima, anche lui pretendeva che io mi alzassi presto alla mattina. Una tragedia tutte le mattine. Via, bisogna alzarsi presto, avanti. Ma non c'è niente da fare, dicevo io, che ci alziamo a fare, avanti, bisogna alzarsi presto. E noi ci alzavamo presto. Poi ci guardavamo in faccia, ma mezzo assonnati. E poi si andava a letto perché si aveva sonno, tu hai capito? Naturale. E naturalmente fu per questa ragione che io all'età, ma che non avevo neanche 10 anni, io, via,
Io presi il volo, scelsi la libertà, ma per forza non ne potevo più. E da allora, bene o male, cominciò la mia vita avventurosa che tutti conoscete, che il paese, l'Italia conosce. Crociere, bisogna viaggiare, chi tiene lingua va in Sardegna, come si dice. Caccia grossa, sei mesi di foresta il sottoscritto, sei mesi di foresta. Bisogna procacciarsi la vita, duelli. Ah già, i duelli. Che vuoi sapere? Quando ti trovi da faccia a faccia con la vita, o campi tu o campo io. Io un corpo che un colabrodo, ma lasciamo perdere, va, lasciamo perdere. Io poi, tu mi credi? Sì, sì, sì. Io se mi alzo dal letto, 5 minuti, prima dell'ora stabilita, sto male, 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 male. Mi viene da rimettere, mi viene un malessere. La notte scorsa non ho dormito tutta la notte. Mamma mia, sai, seduto in mezzo al letto con gli occhi sbarrati qua, sai, come un incubo, un incubo. No. Che no, io no. Non... No, si dice incubo. Si dice incubo. E perché? Perché si dice così. Io ho sempre detto incubo, come... Avrete sbagliato, scusate, signor Giorgio. Ah, sì? Ah, si dice così? Si dice così. Si dice così. Sai, questo incubo... Adesso, questo incubo, incubo, sai, perché? Perché ho sognato che mi tenevano digiuno da una settimana. Non ti dico io che ho passato, su, no, su, no caro mio, perché su. Io ho sofferto seriamente, perché io vengo dal niente, io so che cosa significa soffrire la fame. Sai, questo incubo così, la paura, sai quando mi è passata? Quando sono sceso qui, potevano essere 3:30, 4, albeggiava, sì. E in fretta e furia mi sono mangiato una mezza salsiccia, sai? Tre salsicce. Beh, io al buio, sai, stai a guardare. No? È naturale. Stai a guardare se ne tagli una, mezza, io ho tagliato, che uno può anche tagliare niente, così. È una fettina di formaggio che... È mezza cacciotta. È un pezzettino di pane. È una pagnotta intera. Quella mi fa da controllo notturno, tu la senti? Io di notte ho il controllo, eccolo lì. Ecco, ma alle 4 di mattina vi siete mangiato 3 salsicce, mezza cacciotta... È una pagnotta di pane. Sì, sì. Per questo avete la bocca amara. La colpa non è del caffè. No, è del caffè. È tutto quello che vi siete messo sullo stomaco. No, è del caffè. Ma perché ancora... non vi purgate ora? Già... ma perché non ti purghi tu? Ma quanto è carina quello, io mi purgo, che io senza un consiglio medico, con il fegato a pezzi che ho io, 6 mesi di foresta, io so io quello che ho mangiato, erbaccia, carogna di bestie, cadaveri, che ne volete sapere? Che vita che ho fatto io, ma lasciamo andarvi, lasciamo perdere, non ne parliamo più. La baronessa dove sta? Cosa? Insomma. Insomma cosa? Ma insomma, sono 6 mesi che noi abitiamo qui, tu ancora non sai chi è la baronessa. Beh, non me ne ricordo. Poverino, non se lo ricorda. E allora te lo ricordo io. La baronessa è mia moglie, cioè la signora Margherita. Perché è baronessa? Perché è la vedova del barone Scardamacchia. Macchia, Scardamacchia. Scardamacchia. Colonnello di cavalleria. Morto in duello. All'ultimo. Il tuo sangue. Per causa. D'onore. Lo senti come lo sanno, lo senti. Tutto il paese lo sa, lei, poverina, ignora. Allora vorreste dire che siccome voi avete sposato la vedova del barone Scardamacchia, siete diventata barone io anche non, voi? Io non voglio dire niente, voglio dire che mia moglie è baronessa e basta, e bisogna rispettarla per tale, in casa, fuori casa e all'estero. Ecco, all'estero. Dove sta la baronessa? Non lo so. E Pasqualino, il cognato della baronessa, dove sta? Al magazzino, è in piedi dalle 5, quel povero ragazzo, e da allora sta lavorando ancora. È in piedi dalle 5, si capisce, se si è alzato in piedi deve stare. Oh. Hai mai visto uno che si alza coricato? No, mai, mai. È una povera ignorante, disgraziata, deve morire, già in putrefazione. Sì. Mi fa pena proprio. È così. Ma tu che vuoi che stai qui a sentire i fatti miei da mezz'ora? Io non mi ricordo, tu chi sei? Come? Sono Giovanni, il calzolaio, no? Ah!
Giovanni, hai mi ricordo più. Ho portato le scarpe. Ah, sì, oggi è domenica. È domenica. Grazie, non si capisce. Le nere, le nere e le gialle. Le nere e le gialle. La gialle, le nere e la gialle. Calzami la gialle, oh via. Che cosa? Le gialle, le gialle. Le gialle. In fiorentino. Lo sto dicendo in fiorentino. Ah, sì, sì. Le gialle. Sei stato a Firenze? No. Che bella città, Firenze. Oh, belle madonne, oh, le madonne fiorentine. Sì. Oh, le madonne. Ho fatto un duello io a Firenze. Ah, sì? Alle ascine. Alle ascine. Con le scimmie. Ma che scimmie? Con le scimmie, credi? Ho dimenticato il calzascarpe. Alle ascine, eh? Ho dimenticato il calzascarpe. Vabbè, si fa così. Piano, non mi rovinate la forma così. Ma che si rovina? È una scarpa, prima o poi si deve rovinare, ricordo. Ogni bella scarpa diventa ciabatta. Ogni bella scarpa diventa ciabatta. Ammesso che uno sia nato a scarpa. Eh no, perché se tu nasci direttamente ciabatta, buonanotte. Buonanotte. Metti qua. Mamma mia, che ti metti? Oh. Guardate qua. No, è giusto che tu rida, ma tu devi ridere. No, non mi permetto. Non ti nascondere, tu io in faccia mi devi ridere perché io me lo merito. Guardate, ridi. Ti prego, ridimi in faccia. In faccia mi devi ridere. Eccolo qua, ridi. Oh. E basta, adesso mi prendi in giro. Ma avete detto di ridere, io rido. Vabbè, ma tu esageri, ma che... Ma che mi prendi in giro, mi prendi? Facciamo un duello, facciamo. No. Oh, di un po'. È questo il modo di tenermi la biancheria, guarda. Io vi domando se questo è il modo di tenermi la biancheria. Guarda, dei calzini di filo di scozia che io... Ma così. Io non sono vostra moglie, tocca a lei a fare quelle cose. Tocca a lei, tocca a un'altra, le donne, tocca a chi, tocca a me che non lo so fare. Io glielo avevo detto ieri sera, ecco che mi rammento, che ho tante cose per la testa, di darci un rammentino. Qua. Se li avessi trovati, gliel'avrei dato il rammentino. Sì, e dove stavano? Ai vostri piedi, sì. Tutta la notte. Siete andato a letto senza togliervi i calzini. Sozzone d'un sozzone, manco le calze si levano a sera. Ma cadi. Che siete andato a letto senza togliervi i calzini. Oh, no. Vabbè. Ho avuto un colpo di sonno. Ah. Che voi, mentre mi svestivo, sono crollato, abituato nella foresta, che scherziamo. Perché? Nella foresta che... Ah, perché tu nella foresta che ti spogli? No. Oh, tu devi stare vestito, con le armi in pugno, il pugnale qui. Ti capita una giraffa velenosa, un serpente feroce, che fai? Che, vi fanno male? Forse poco. Qui. Ma quello stringe, ma che stringe a fare? E che c'è, un callo? Ma che callo? È una ferita. Un duello. Un duello al piede. Oh. Dunque, porta su questa roba, su, se lo dici che io sono un disordinato, avanti, su. Chirati, schiava, e schiava. lo scudisce. Schiavi, io li ho visti messi al palo. Quanto ti debbo dire? Quanto combinammo? 12.000 lire. Ah, 12.000 lire. Aspetta, non scappare. Vai da Pasqualino, fatti dare 12.000 lire, via. Cosa? 12.000 lire? Ah, benedetta, non ho moneta spicciola. Vai. Quel povero figliolo alle 5. Senti come borbotta. Come borbotta. La baronessa è andata in città e si è portato il libretto dei Gheguette. Domani dunque è gran festa, eh? Domani si fa baldoria. Pasqualino non sta nei panni dalla gioia. Del resto ha ragione, perché Lucia possiede tutto: grazia, bellezza, giovinezza, ricchezza. Però, non per criticare, si intende, non me lo permetterei. Pasqualino mi pare un po' troppo giovane per sostenere il peso della famiglia. Avreste dovuto aspettare qualche anno di più prima di dargli moglie, eh? Sì, campa cavallo. No. Ma che gli mancano i mezzi a Pasqualino? No, Pasqualino è ricco sfondato. Mio padre lasciò tutto a lui, terre, danari, palazzi. A me non tocco niente.
perché tra me e mio padre correvano buoni rapporti, altro carattere, altre idee. Poi sai che ti dico? Che non c'è età per ammogliarsi quando la moglie è moglie nel vero senso della parola. Per carità, ma la moglie è necessaria, come ti chiami? Giovanni. È necessaria. Per carità, la moglie è tutto. È il profumo della mensa, è il calore del focolare. Tu torni a casa dopo una giornata di lavoro, la vita d'oggi giorno, sappiamo quello che è, tu chi trovi? Tu trovi tua moglie che ti conforta, che ti dice una buona parola, ti tiene in ordine la casa, no, ti cuce un bottone. Ti rammenta un pedalino. Hai fatto lo spiritoso. Mi sono permesso. Non lo fare più. Io sono tanto contento di aver sposato Margherita che nessuno lo può immaginare in questo paese di saraceni. Questi sono saraceni, no, turchi, no, 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 no. Mori. Una brava donna. Donna, un donnone. Baronessa. Baronessa, ne ha conosciuti principi e marchesi quella lì. Cantava in varietà. Una grande attrice. Quella fotografia che avete di sopra a colori con le gambe scoperte. Ah, ecco, bella. È una statua, una vera. Quanto mi piace. Quella piace a tutti, piace. Aveva un corpo delizioso. E adesso, ah, tu sapessi che attrice, che sì. Successi artistici, le tournée che abbiamo fatto, abbiamo girato tutta l'Italia. Modena, Campobasso, Potenza, Forlì. E all'estero. Anche all'estero. All'estero, caro mio. Tripoli, Mogadiscio, Addis Abeba. 6 mesi Addis Abeba. Hai capito? Andammo per 7 giorni, 6 mesi ti dico. Non ti dico quel pubblico di negri, che pubblico intelligente! I negri! Con quegli occhioni intelligenti! Italia! Carubini! Le lance per aria, gli scudi per aria, poi danzavano quel polverone e noi in mezzo, ti dico un successo memorabile. E io sposandola, credi, io so veramente di avere commesso un atto di carità, dal lato morale, perché tu non puoi immaginare quanto sia disagiata la vita degli attori di varietà. Oggi qua, domani là, fare, disfare valigie, e poi lei, poverina, da poco vedova, sola, senza genitori. Orfana. No, ma dico, da poco vedova, senza genitori. Orfana, via. Non lo so, io so che non aveva né padre né madre, questo te lo posso garantire. In questi casi si dice orfana. Ah. Ah. Ma tu come le sai certe cose? Ma tu sei un ignorante, tutto zuzzo. Ma come le sai? Che c'entra? Sento dire in paese, poi... Ah, così si dice, si dice così. Si dice così. Ah. Orfana. Orfana. Allora orfana. No, e voi vi sbagliate di orfana, si dice orfana. Appunto, orfana. Orfana. Allora si dice orfana. E perché si dice orfana? L'hai detto tu, ecco, orfana. Orfana. Ah, ti senti. Leviamole di mezzo questa parola, lasciamo perdere, non diamo niente, non fa niente, non la diciamo. È senza padre e senza madre. Molti mi rimproverano che io ho sposato una donna libera, io lo so. Sotto certi aspetti è preferibile sposare una donna libera, perché te lo dico io, che ho viaggiato e conosco la vita, perché quella la vita la conosce, ne conosce le gioie, i dolori, ha vissuto, non gliene importa più niente, sai, non c'è un pericolo di mutamenti di idee, di cambiamento di opinioni. Sì, giusto. Se uno sposa una ragazza ingenua, inesperta della vita, ma che può accadere? Che quando meno te l'aspetti ti fa un cambiamento. Ecco, una donna come mia moglie, no? È un'altra cosa, no, il cambiamento l'ha già fatto. Bravo, tu hai capito. Ecco. Dai, 12.000. No, pari, signor Giotto, pari. Avete altri comandi? No, indiceno, vai. Va bene, allora buona giornata a voi e a te, Concetta, eh? Salute. Grazie. Io avrei dovuto dormire ancora 5-6 ore, io lo so adesso. Mi viene mal di testa, mi viene il malessere. Acqua. Sì, acqua. Anzi.
Che pomodoro fresco? Sì, signore. Pomodoro fresco? Sì, signore. Scusa, non ci hai messo la conserva, eh? No. Per carità, con il fegato a pezzi che ho io, se mi mettete la conserva, rovinate. Ma quel pollaio è sporco, eh? Va bene. Eh beh, bisogna pulirlo, no? È per bacco. Lo laverai oggi, eh? Con la pompa dell'acqua. Sì, signore. Io mi siedo qui e dirigerò i lavori di genere. Hai capito? Ehi, Pasqualino! Oh! Che fai? Ma vengo subito! Vieni qua, facciamo quattro chiacchiere che lavori sempre. È domenica, c'è il sole. Vieni qua, Che si mangia, di? Maccheroni e carne alla pizzaiola. Ho fatto scaricare in deposito 50 quintali di farina e 15 di pasta. Questa è la fattura, la metto nel registro, vedi Giorgio? Sì, sì. Da domani il negozio passerà nelle tue mani ed è giusto che tu sappia tutto. Non ci sono debiti, nessuno deve avere niente, eh? Poi ti farò vedere il titolo dei conti. Ma se mi permetti, tu ti preoccupi troppo. Tu vedrai, questa casa che tu mi hai regalato col negozio annesso, sei stato tu a regalarmela, perché io non ti ho chiesto niente. No, perché qui in paese si vocifera come se io avessi preteso chissà che cosa. Io ti prego di rettificare. Te l'ho regalato io. Me l'hai regalato tu, di tua spontanea volontà. Vedrai, sotto la mia amministrazione farà faville, Io, sai, in paese manca un localuccio dove ci si possa divertire, fare le ore piccole. Voglio fare tutto un locale stile pompeano. Vedrai come viene bene. Sì. Lascia fare a tuo fratello. Ma va bene, sì, fai come vuoi tu, ma io ti consiglio di lasciar perdere, sai? Quale cose moderne, strane, vanno poco, quello che conta è la bontà della merce. Concetta, c'è tempo per mangiare, ho una fame da lupo. Ho finito io. Sei in piedi dalle 5? Perché non ti fai uno spuntino ora? Beviti un uovo fresco. Te ne ho messi da parte due proprio per te. Grazie. Mentre preparo tu te le bevi, sì, eh? Sì, sì. Hai uno faccio sciupato, sciupato. Beh, te ne vado a prendere, eh? Dove vai, Di? Dove vai? A prendere le uova per Pasqualino. Quelle due che stavano sul cassettone? Sì, signore. Dietro il quadro della Vergine? Sì, signore. Le ho succhiate io. Ah!
pare. Tre uova! Ma come, io le nascondo? E io le trovo, hai capito? Ma io non le ho nascoste per non voi, nasconde io nasconde per lui, trovo per tutto. Lui, non per voi. Questa nasconde tutto, qui non ci sono i ladri in casa, hai capito? Non fa niente. Tutto si mangia. Concetta non lo fa più, e poi per le uova è lo stesso, è come se le avessi prese io. Già, siamo fratelli, chi succhia succhia, che si dica. Ah, Concetta, a proposito di mangiare, metti il pastone al maiale, ho visto che aveva la tinozza vuota. Cosa vuoi? Ma cosa stai dicendo, Pasqualino? Ma te questa mattina glielo riempito due volte. Due volte, colma così, tu sai quanto è grande la tinozza, due volte, piena. Chissà chi è che si mangia tutto qui. Ma tu la sei? Ma quella è impazzita, chissà chi è che mangia tutto e guarda me, vai su! Tu sei so, quando potresti essere un poco più educato con mio fratello, hai capito? L'ha mangiato, non l'ha mangiato! L'ha voluto mangiare, ti interessa? Oh, ma tu scherzi! Ma che mi mangiavi il pastore del maiale? Ma lascia perdere, lascia perdere! Ti piace? Sì, mangiatelo! Tu sei il padrone, puoi mangiare quello che vuoi! Beh, vabbè, con te non si discute, ti sei rimbambito pure tu! Pastore del maiale! Lo sai che stamattina sono stato a casa da Lucia. Sono già arrivati i regali per il matrimonio. Vedessi che bei regali. Servizi di piatti, servizi di orologi. Ne arriveranno degli altri, perché io ho passato la voce nel paese, il regalo è obbligatorio. Oh, a proposito di regalo, Pasqualino, tu mi devi fare un piacere, sai? Tanto io quanto mia moglie, la baronessa, siamo in obbligo, in dovere di farti un regalo per le nozze. Dunque, tieni presente la mia personalità, sono tuo fratello maggiore, tieni presente la personalità di tua cognata, e baronessa è stata una grande attrice, io te lo posso dire, mi devi credere. Dunque non ce la possiamo cavare con un oggetto di poco valore, di poco conto, e sai, non ho momentaneamente moneta spicciola perché abbiamo versato tutto in banca. È festa, ora mi dovresti fare un piacere, dammi in prestito il denaro per comprarti questo regalo. Sì, sì, ma sì, fammi sì, il piacere. Sì, va bene, va bene. Ma lo fai questo piacere? Come no? E quanto ti serve? 50-60 mila. Ma non stiamo a guardare le 5, le 10, facciamo una cosa, sì. Dammi 100.000 lire, no? Sì. Oh, io compro il regalo, se ci resta qualche cosa è tu, e se no, io credo che non ci resterà niente. No, No, perché io ti voglio fare un regalo importante. Vabbè. Grazie. Ma prego, per carità. Grazie. A piacere. Giorgio, ma tu però che cosa ne pensi? Lucia mi vorrà bene. Andambo, sempre la solita campana, ma fai sul serio? Ma perché? Perché non te ne vuole? Ma non lo so, mi sembra sempre triste, non dice mai una parola, non mi guarda mai negli occhi. E ti ricordi come diceva papà? Papà diceva, a chi non ti guarda negli occhi non parla il cuore. Vabbè, quello papà diceva un sacco di fesserie, a papà piaceva fare il sentenzioso. Papà è morto, ti vuoi rendere conto che non se ne deve più parlare? Ci sono io che sono tuo fratello e sono ancora vivo, grazie a Dio. E io bado io ai tuoi interessi. Tu ti devi rendere conto di questa verità. Lucia è una ragazza ben educata, non avrebbe accettato di sposarti se non ti avesse voluto bene. Andiamo! Se la voleva sposare Don Sebastiano, medico rispettabile, ricco. Anziano però. Era anziano ed è stato scartato. Il figlio del sindaco, anche lui ricchissimo. Zoppo, ed è stato scartato. L'ingegnere, quello che ha costruito la cabina elettrica sulla nazionale. Aveva l'occhio storto, è stato scartato. Fra tutti questi scarti sei stato scelto tu, che significa? Che non sono stato scartato. Significa che tu sei stato scelto tra gli scarti, hai capito? Scarta quello, scarta quell'altro, è venuta fuori la perfezione. Io. Pasquale Paternò, renditi conto di questa verità. Questo l'ho pensato anch'io. Qui l'acqua bolle, calo la pasta. Sì, cala la mia. Non aspettiamo Margherita. No. Un'altra volta impara a trovarsi per tempo quando è ora di colazione. Vabbè. Questa qui non è una locanda. Oh, Pasqualino, prepara la tavola. Sì. E scelgo io la pasta oggi, eh? Sì. Oggi mangeremo bucatini. Bucatini. Fa piacere. Dove no, mi piace. Sai, la pasta bucata si digerisce meglio. E per me che ho lo stomaco delicato, sì, va bene. Ecco Margherita. È finita la gita in città, Mi sembrate un pacchino. È quasi luna, mi pare un po' tardi. No, vabbè, ho perso la corriera delle 11, ho preso quella di mezzogiorno. Dove li metto? Mettete tutto qui sul palco. Grazie, caro. Prego, è un dovere. Bisogna esservi riconoscenti. Avete portato questo peso dalla piazza fino a qua. Ho incontrato.
entrata la signora Margherita, la baronessa, alla fermata della Corriera. E mi ha dato una grande soddisfazione. Asteria! Tra i tanti giovanotti che si sono offerti di accompagnarla, ha scelto me. E non faccio per dire, c'era Angelo Torricelli che passa per un bel giovanotto, dicono, Pinuccio Semola. E poi Roberto Alicante, Giovannino Rosso e Spinongoni, il figlio del farmacista. Battistelli. Tutti lì a fare croce. Non hanno niente da fare tutto il giorno, tutti i bei giovanotti, non si può negare. Ma lei ha scelto me. Asteria! Sì, in questo paese non si può camminare in santa pace. Tutti ti guardano, ti osservano come se non avessero visto una donna ben vestita. Infatti, donne come voi non se ne vedono facilmente. Asteria! Come siete galante, brigadiere. È la verità. La domenica vi giuro. La verità, ho fatto il militare in città, 2 anni a Torino. E di donne me ne intendo. Asteria! Concetta, ci vuole molto per mangiare? No, 5 minuti. Io non ho molto appetito, eh. In città ho incontrato il baroncino Zoccoletti, te lo ricordi, Joe? Quel cretino che mi voleva sposare. Oh, mi ha riempito la testa di chiacchiere. Mi ha domandato anche di te. E poi ho voluto offrirmi 2 toste e qualche sandwich. Ho approfittato dell'occasione, mi sono fatta comprare coloni, rossetti. Ha speso circa 20.000 lire. Rossetti, ma ti sembra una bella cosa? Ma ti sembra una bella cosa? Ma scusa, che male c'è? Ci conosciamo da tanto tempo e tu lo sai molto bene. Quindi non mi pare il caso di prendertela tanto. Se poi ti vengono i nervi e ti senti improvvisamente leso nell'onore, calmati, perché con me non c'è niente da fare. Vabbè. Ah, mi sono comperato 2 sottovesti di Voal, che sono un amore. Voal, osteria! State comoda, baronessa, ditemi dove vanno i posti e io li porterò. Andate avanti, io vengo dietro. State comodo, brigadiere, non vi scomodate, ci vado io dietro a mia moglie. Voi, io è lo stesso. No, non è la stessa cosa, Io sono il marito, voi siete un amico, d'accordo, ma solo un amico. Io sono il marito, è più logico che ci vada io. Tu, ehi, mummia, porta su questa roba. Alla cucina vado io, vai, dammi. Prendi anche il cappello, via, portalo di sopra. Io tolgo il fastidio. Grazie. Brigadiere, un bicchiere di vino. Che lo accetto volentieri. Sai come trattenermi? Io conosco i vostri vizi. Sei un furbetto. Un assaggio. Questo è quello che piace a voi, non è vero? Anzi, se permettete ve ne manderò a casa un paio di fiaschi. Grazie. Ma non per me, per i bambini. Ma quelli gli piacciono. Vada, Pasqualino, che voglio i confetti, E come no, brigadiere, per voi e per tutta la famiglia. Vengo, caro Giorgio, a ben rivederci. Cara, amabile, dolce, magnifica baronessa. Andate, brigadiere, andate. E che ne faccio di questi? Sempre scherzoso il caro Giorgio. Buona giornata a tutti e buona felicità. Mi ha fatto lo scherzo del pastore. È simpatico, brigadiere. Spiritoso, mi ha fatto fare un sacco di risate. Sì. Margherita, senti, però, quando mi sarò sposato mi devi accompagnare in città. Ma certo, te l'ho promesso, no? Mi farai vedere i bei teatri, i negozi. Ti porto a ballare al night club. Con Lucia. Ti faccio vedere la città di notte, con tutte le luci. Bello. Portiamo Lucia a ballare. A ballare, sicuro, sì. Margherita, lo sai, stamattina sono stata a casa da Lucia, ho visto i regali. Sono già arrivato. Belli? Bella roba. E che cosa ti hanno regalato? Servizi di piatti, di bicchieri, orologi. Ma sì, cosa? Due radio. Posate d'argento, Anche tu. Tutti hanno mandato qualche cosa. Lui naturalmente si deve servire prima degli altri, perché... Che profumino! Mangia piano che sporchi tutto! Oh, guarda! Tutto il sugo dalle parti. Un po' di sale in più. Io non ho fame oggi, proprio per niente. Oh, Giorgio! Concetta, ma il sarto ha portato i vestiti nuovi. Ha detto che l'avrebbe mandato stamattina. Li ha portati, sono qua dietro, mi sono dimenticato. Non mi sembra niente. Giorgio, il sarto ha portato i vestiti nuovi per il matrimonio di domani. C'è anche il tuo. Te lo vuoi provare? Vediamo come ti sta. Ma guarda, se questo è il momento, non si può mai mangiare in santa pace. Per vedere se ha tolto un difetto che c'era alla spalla. Fammi vedere. Bello. L'ha levato quel difetto? Sì, non c'è più. Scende bene? Sì, ma è larga su. L'ho voluta io così. Così larga? A trapezio l'ho voluta. Così.
Margherita, ti piace il mio? È come è rifinito bene, guarda, c'è tutto, le tasche, la foto, i bottoni. Io mi domando se questo è il momento di provarsi i vestiti nuovi. E guarda, ti sei sporcato di sugo la giacca nuova. Lo vedi qua? E quello mi fa il sugo lento. Già, il sugo lento. Ci vorrebbe un po' di borotalco. Di borotalco. E pulisciti la bocca che è tutta sporca. Col pane ti pulisci. Con la mano. Con la manica, non si discute, sei sudicio. Basta, mai scocciato. Oh già. Hai capito? Figurati. Col pane, con la mano, con la manica. Ah, mamma mia. Ah. Via, via il prenezio. È non meglio. Ecco qua. Ma che si può fare mai una cosa in perfetta armonia di famiglia? Ma mai, sapendo, mai! Scusa. Ma sta zitta, io ti ho detto tante volte che quando c'è gente non voglio essere mortificato. Ma si capisce, sono un uomo, non sono un ragazzo. Oh, ma sì, tante storie per una macchiolina di sugo e poi ci leva. Sei una maleducata, ecco quello che sei. Ma stai zitto, capone. Ma ricordati che sposando me ti sei civilizzato. Tu hai civilizzato me? Ma non lo sapevi? Tu hai civilizzato a Giorgio Paternò, tu. Sì, signore, io. Basta, non ci mangio più. No! Ah! No! Oh, ma perché non dobbiamo mangiare più? Perché è un capone questo. Perché non si mangia più, basta. Ma che mangiare questo qua? È veleno che entra in corpo dalla mattina alla sera, ma per carità. E quello ogni giorno, a ora di pranzo, puntualmente, tararari, tararari, e mi stuzzica, mi provoca, mi conosce, lo sa, conosce il mio carattere, è stata in città, è stata, senza che io ne sapessi niente. Ma come la baronessa si alza, si imbelletta, si imbennacchia, se ne va in città e il barone resta a casa e senza... Il barone? Ma chi t'ha fatto barone a te? Chi t'ha creato barone? Ma vogliamo giocare a carte scoperte, non ti conviene. Ma che vuoi dire con questo? Che vuoi dire con questo a carte scoperte? Voglio dire questo, che se mi stuzzichi, se mi provi, tu ritornerai dove ti ho trovato. Nel migliore teatro d'Italia, ma è nei migliori! I baracconi, a me. I baracconi, ma Pasqualino non piaceva. Non la facevano mai cantare. Ogni volta che incominciava a cantare, fischia, pernacchia, pernacchia, fischia. Io li ho sentiti, so io quello che ho sofferto. Pasqualino, ad Issabebba, io non mi ricordo il motivo che cantava. Non me lo ricordo il motivo, ma li ho visti io, i negri, fare la faccia bianca come questa donna. Per carità, i per negri, carità! Così, e negri, quello così. Era l'eterno partito contrario, ma io sono stata una grande canzonettista, sono conosciuta in tutta l'Italia artistica, io sono la Cherubini, io, tutti. Ti conosco per quella che sei, una... Giorgio, ma insomma... Ma teniamoceli in famiglia, è questi meglio. Panni sporchi, tu prendevi la cocaina, Pasqualina, hai capito? Questa prendeva la cocaina, Pasqualina, sì, io l'ho redenta, ecco la gratitudine, e l'ha fatta prendere anche a me. Ah, beh... Pasqualina, che impressioni, avevo le visioni. Io mi sentivo lungo, 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 poi piccolo, piccolo, poi pieno di peli, peloso. Io non ho un pelo, io sono un cigno, Pasqualina. Un cigno, ma non gli dare retta, che quello è un bugiardo, che tu me la volevi far prendere. Io no, mi sono no. sempre rifiutata, sempre, sta sempre. Ma ricordati invece quando ti ho salvato in quella casa da gioco. Barava quello io lì, baravo. Tuo fratello barava. Ma perché barava? Diglielo a questo. Perché che gli dico a questo? No, glielo devi dire a no, questo. Che cosa gli dico no, tu glielo devi dire. Perché gli dico a questo? Perché non barava per il vizio, per necessità, ah, barava, sì. Hai capito? E tu mi chiedevi la coca, io... Io, Io non... Ma la coca chi è? Pasqualino. Pasqualino chi? Questa donna mi vuole vedere distrutto, mi considera un pulcinello. Che e tu sapessi sotto questa maschera di allegria c'è una maschera di dolore, perché ne soffre, ma io certe cose non le... Senti, ma poverino! No. Pasqualino, lo vuoi sapere? Mi tradisce. No, Pasqualina mi tradisce quella là. Non lo sapevi, Pasqualina? No, mi tradisce. Quella mi tradisce. Lo so. E lo sa, questa mi tradisce. Mi tradisce, signori miei. Mi tradisce. Non è baronessa, è il marito. Che dici? Cazzi, non era barone. Cosa? È morto all'infermeria del penitenziario di Civitavecchia. In duello è morto. In duello, credi? In duello, quello era un delinquente. Era un signore quello. Idiota, e sta zitto. Giorgio, finiscila, Finiscila che ti picchio. Ma va, a chi picchio? Vieni qui che ti picchio. Ma sta zitto. Vieni qui che ti picchio. Ma va. Vieni qui immediatamente. Ma fammi lo sai come va a finire, Giorgio. Vieni qui che ti picchio. E tu lo sai come va a finire la storia con me. Ci saliamo a mangiare. Lasciami, se non mi lascia come mi levo? E se non ti levo come ti lascio? Idiota. Di un po', ritira l'offesa. Io non ritiro niente, sei un idiota. Ah sì? Sì, questo. Ecco fatto. E mi conosce, lo sa come sono fatta. Imbecille, quei cretinetti.
Ci voleva. Abbiate pazienza, ma ci voleva. E quando ci vuole, ci vuole. Ma vedete? Mi ha schiaffeggiato. E io mi sono mosso, non mi sono mosso. Perché io sono un signore, io sono un galantuomo, io sono un nobiluomo, sono un vero signore. Ma soprattutto io ho carattere, io. Carattere a me, vicino a me, vieni qua che ti picchio, vieni qua che ti picchio a me. Ma tu devi venire da me, lei è venuto, l'ho fatto venire lì. Lei è venuto, la disgraziata. L'ho mortificato. Pasqualino, l'ho voluto mortificare. Ehi, ti senti mortificata, disgraziata, finisci male, tu finisci. Pasqualino, tu mi devi credere. La stessa mortificazione gliel'ho data di Sabebba a piazzale re imperatore. Sì, tutto il dubbio facendo l'uccidere. Che cosa? C'è la festa a casa di Don Salvatore, il battesimo della bambina. Beh, quella sì che è una bella famiglia, vedi? Quella sì. Beh, adesso me ne vado in casa di Don Salvatore. Vado a fare quattro passi di danza alla faccia di mia moglie. Collera io non me ne prendo, ma schiaffeggiato, peggio per lei. Guai! Quella moglie che festeggia il marito è maledetta e io la maledico. Aletta! 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 Ma quello è fatto! Ma quando mai in questa casa sono venute di queste scenate? Va bene, concetta, un po' di pazienza. Sì, caro mio, ma quanto ce ne vuole? Ma non è cattivo, è carattere. Oh mio Dio! Che c'è? Oddio mio! Cosa c'è? Oh, niente, mi pareva proprio l'aver vista. Oh, mamma mia! Pasqualino, ma lei, cosa è lei, Concetta, è lei, e Lucia sta venendo qua con suo padre. Sì, ma non ti agitare. E che facciamo adesso? Senti, io mi vado a cambiare, mi metto il vestito nuovo, ti intanto spondere, metti l'ordine e ti lega dai guasciuti. Guarda che trovi tutto sulla teglia. Mi raccomando, vai piano, entri con la scala, piano, piano. Oh, mamma mia Dio, ma che roba, in questa casa non si capisce più. Ah, buongiorno. Pasqualino è salito un momento, ah, sì? È andato a farsi bello, che è arrivato. Oh, baronessa! Come state? Come state? Giorgio è uscito? Non lo so, dove è andato? È andato in casa di Don Salvatore. Via, va a chiamarlo, via. Pasqualino è di sopra? È andato a cambiarsi. Accomodatevi. Grazie. Oh, ma come fa caldo oggi, eh? Sì, infatti, ma molto caldo. Io mi sento proprio come in un inferno. Come stai, Lucia, cara? Grazie. È stato tre giorni con una fastidiosissima emicrania, ma ora sta meglio. Oggi ho avuto poco da fare, allora ho pensato di farle prendere un po' d'aria. Oh, avete fatto bene, esce così poco quella bambina lì. Non posso. E con lei? No, ospiti in casa. Grazie tanto, grazie. Magari ci vedremo nel pomeriggio. Grazie, la bambina è un amore, un angelo quella bambina. Complimenti. Quanto è brutta, che capoccione che c'ha quella bambina. Ciao Giorgio, come va? Non vi aspettavo di domenica. Anzi, non sapevo cosa fare. È sempre allora. Piacere. C'è Lucia. Qua, buongiorno Lucia. Sempre allegra, sempre gioviale. Ah, la faccia dell'allegria, quanto è bella. E come è elegante, bisogna dire la verità. È un figurino. Complimenti Lucia, complimenti. Complimenti. Pasqualino dove sta? Di sopra. Valla a chiamare. Baci tu. Subito. Pasqualino! Pasqualino! Oh! Che fai? E che tu lascia fare, Pasqualino? Scendi, non so se c'è Lucia! Ma che vendi? Ma che cosa gridi a fare? È domenica. Ma tu la domenica gridi? Ma c'è il sole. Ah, Gio, e finisci. No? Il sole. Eccomi pronto. Ecco qua. Ha indossato l'abito della festa, aveva quello della fatica, non era conveniente per ricevervi. In fretta e furia, aggiustati la cravatta, la camicia a posto. Tu stavi meglio prima. Vestito in fretta. E allora su, saluta, via. Buongiorno. Saluta, disinvolto, saluta Lucia. Buongiorno. Saluta papà. E siediti. Dove ti siedi? Qua. La sedia, non quella, questa qui, quell'altra. C'era qui, c'era lì. Che prendi a fare quella lì? Siediti. La sedia, gira, non tu, la sedia, quella lì, giù, gira, metti la sedia in terra, siedi. Dai la mano a Lucia, via, la destra,
Che bello. Pasqualino, ma che fai? Ma che fai, Pasquale? Dormi adesso. La destra. Avevo capito la testa. Si confonde. Che carini, che bella coppia, veramente perfetta. Veramente lui bella, bella in bionda, lui in bruna. Beh, Pasqualino, c'è Lucia, che dici? C'è Lucia, che dici? C'è Lucia, che dici? Ha partorito la vacca. Stanotte. Ma che c'entra questo Pasqualino? Don Gennaro, dovete perdonarlo, è timido. Si fa mille proponimenti quando voi non ci siete, no? Quando vedrò Lucia, quando vedrò papà, e poi all'occasione diventa muto. Pasqualino, ieri mi dicevi di Lucia. Di Lucia. Sì. Papà, io non vedo l'ora di sposare. L'avvocato doveva fare, l'avvocato. Papà, ma è sicuro che domani sposeremo? Lo metti in dubbio? No, perché è stato rimandato tante volte il nostro matrimonio. Dovevamo sposare 15 giorni fa e non vorreste perché capitava di venerdì. Poi si decise di farci sposare l'altro ieri e invece avete rimandato al giorno 3. Perché questo rimando al giorno 3? Perché il 3 è un numero sacro. Prima di tutto è il simbolo della Trinità e per questo mi piace che sposino il giorno 3. A proposito, caro Pasqualino, colgo l'occasione per donarti un ricordo. Un amuleto. Che cosa? Un amuleto. Ah, avevo capito una moneta. Ho detto amuleto. Un oggetto che porta fortuna. Ha detto amuleto. Appunto, si dice così. Ah, si dice così? Sì. Dunque, Pasqualino, domani tu... Oh, a proposito. Dimmi. Tu sei orfana, eh? Lo so. Sì. Ma cosa da fare? Allora, ma che volevo, lasciatelo perdere, sì, no, parla sempre a bambera. Ho spiegato a lei una cosa. Ecco, dunque domani sarai il marito di Lucia che io adoro come una santa, perciò io tengo alla tua e alla sua incolumità. Ecco qua, vedi questa? Vedi? È una penna di fagiano uguale a questa che io porto sul mio cappello. Sono vecchie di 70 anni circa, hanno una storia. In origine appartenevano a mio nonno. Ah, era venuto il nonno. Giorgio. Era un cappone. Giorgio. Ho detto un mottetto, scherzate. Ecco. Oh via. Dunque, Pasqualino. Mio nonno morendo la lasciò a mio padre. Mio padre morendo la lasciò a me. Io quando morirete? Sì, il più tardi possibile, vero caro? Dico, la date a me? Sì, sì, io la do a te. Questa penna allontanerà da voi due qualsiasi pericolo. Ah, sì? Ah, potrei citarti non uno, ma 100 fatti. Una volta, mi raccontò papà, mio nonno corse il pericolo di essere travolto sulla strada dalle furie di un toro inferocito. Bene, senza perdersi di coraggio, appena 3 o 4 metri dal toro, portò con decisione la penna davanti a sé. Così, così, così. Il toro, come per incanto, girò sugli zoccoli e via, se ne andò zitto, zitto. Hai capito? Aveva ragione, povero vecchio. Però... Se ne scappò il nonno? No, come il nonno? Ma che scappò? Non scappò il toro? Vedi il toro avanti? Il toro scappò! Girò sugli zoccoli e se ne andò. Perché il toro con gli zoccoli? Naturale, non si chiamano gli zoccoli. Perché c'ha le scarpe? Ma che scarpe? Io vabbè, è meglio che stai zitto. Ma stai zitto. Senti, è la pura verità quella che io ti ho raccontato, Portala sempre con te, ovunque, dovunque e comunque. Grazie. Non perderla. No, non ridere perché mi offendo. Ma no, ma viene da ridere a chiunque a pensare a certe stupidate. Se mai puoi dire pregiudizi. Ma Gio, sei il solito ineducato, ma anche di tratto e di forma. Ognuno la pensa come vuole. Io ci tengo moltissimo a queste cose. E state tranquillo, papà, che non perderò la penna. Bravo, Pasqualino. Bene, Pasqualino, bene. Dunque, Don Gennaro, resta stabilito che in chiesa ci si va alle 11, vero? Sì, sì, alle 11 già tutti sono avvertiti, naturalmente. Alle 11, non dopo. Dopo quando? Che ci vuoi?
Alle 11. E ci vuoi andare alle 5 precise, a prendere il tè? Che vuoi fare? Va bene, alle 11 io metterò la sveglia. Alle 11 precise. Oh, il compare è stato avvertito? Ma si capisce, è naturale, il compare è un personaggio importante. Oh, avete fatto presente al compare che il regalo di nozze deve essere di grande importanza, che non se ne venga fuori con i soliti 18 cucchiaini d'argento, il servizietto da tavoletto, dici pure l'anello, il cece, il brillante, il solitario. Ma cosa pensando? Ma certe cose non occorre dirle. Ma si capisce, dovete perdonarlo, questo non ha raziocinio. No, io volevo dire... Niente. Io volevo dire... Niente. Io volevo dire... Niente, questo volevi dire? Niente. Ho già ordinato dolci, gelati, liquori, champagne. Ci riuniremo in casa di Lucia al ritorno dalla chiesa, se Dio vuole. Dio lo vorrà. Sì, peccato però che sia stata invitata poca gente, eh? Molti amici resteranno delusi. Che volete, mancherà l'allegria, la spensieratezza. Una festa come quella delle nozze si fa una sola volta nella vita, imprimerle un particolare tono di allegria, di lusso. Sì. È bello, è bello. Per esempio sono stati invitati pochi uomini, pochissimi. È un peccato invitare pochi uomini in una festa. Ma si capisce, l'uomo è sempre il principale elemento di curiosità per la donna e viceversa, no? Già, non ci abbiamo pensato, ma noi avremmo potuto festeggiare gli sposi in una caserma di paracadutisti, per esempio. Non scherzare. Meglio poca gente, sono più contento. Io ho fatto di tutto per accontentarti, figlia mia bella, ma che non farei per la tua felicità? Dio, qui dentro si muore di caldo, poi ci sono mosche a migliaia. Andiamo a fare una passeggiata mondiale. Venite, don Gennaro, via. Ah, un po' d'aria fresca fa bene alla salute. Eh sì, un po' d'aria fresca. Andiamo, A questo punto i negri fecero la faccia proprio. Ah, questo punto. Ora mi ricordo. 6 mesi, poi ci arrestare, lo 6 mesi. Non ti capisco. No, mi capisco. Andiamo, andiamo, Giorgio. Oh, don Gennaro. Cosa c'è? Scusate, abbiate pazienza. Sì. Lettere, niente. Sì, una sola, la solita. Leggi, porta la data di 3 giorni fa. Com'è difficile vigilare sulla vita dei propri figli e scegliere l'avvenire, specialmente quando la responsabilità ricade tutta sulle tue spalle. Lucia. Se fosse stata viva mia moglie, almeno. Adorata mia, Lucia mia, stella mia, cuore mio, respiro mio, vita mia, conforto mio, bene mio. Mi sono scocciato, basta. Ma questo quando la finisce? Ma questo è cosa voglio, un romantico. Vai avanti, vai avanti. Di questi tempi, questo fa il romantico. Si arriva nella luna come niente, questo fa il romantico. Questo fa il romantico cosa? Questo gamba poco, gamba. Un conforto mio, bene mio, tutto suo. Quando 3 mesi fa la schiai il paese... Lasciai, non la schiai. No, la schiai. No? Ma no, lasciai senza l'H. E perché? Non c'è. Perché non c'è? Perché non c'è. Ah, non ce l'ha messa? No. Ignorante. Ignorante. E allora come si dice? Lasciai. Quando 3 mesi fa lasciai il paese, immediatamente ti scrissi, ma non ebbi, no, non ebbi, non ebbi. Beh che... Non è B e che cos'è? Ma che scrivo questo imbecille? No, ma tu... Ma questo è cinese, che scrivo? Ma tu cosa leggi, ignorante? Non è B, che... Ma no, qui è scritto, ma non ebbi risposta. Non ebbi. E che no, ebbi? Non ebbi. Non ebbi. Ebbi, voce del verbo avere, passato remoto, io ebbi, tua bestia, gli ebbi. Chiaro, no? Don Gennaro, no. Io ho fatto 6 mesi di foresta. Sì, me ne accorgo, caro mio. Che ne so, qua è cambiato tutto. Non è cambiato niente, la lingua italiana è sempre la stessa. Io mi inchino di fronte all'Italia, perché ebbi risposta, e senza aver risposta da 3 mesi ti sto scrivendo, anima mia. Sì, lo credo io, non avevi risposta, cosa voglio, sono d'accordo col postino, tutta la corrispondenza passa attraverso le mie mani. È naturale, ma per il loro bene, non c'è nato per il loro... Sono ragazzi, la vita d'oggigiorno, una vita confusa, bisogna andare con i piedi di piombo. Naturale. Dunque, vita mia, finora non mi è riuscito di laschiare la città. Riuscito. E anche qui ce l'ha messa. No, non ce l'ha messa. Ma questo fa il comodo suo. Ma, no, ma scrive come si deve scrivere, avanti, fa il comodo suo. La laschiare, anche qui allora lasciare. La città, principalmente a causa del mio impiego.
Secondo, perché da qualche settimana la mamma è molto malata e chissà se salverà la pelle. Mi dispiace. Eh no, perché la mamma è mamma. No, questo è vero. Ce n'è una sola, io quando ho perduto la mia. Da allora sono cominciate le mie disavventure, su, che se avessi avuto mia madre. Su, Pasqualino, coraggio adesso. Ma speriamo che la salvi la pelle la madre di questo qui. Speriamo. È la pelle di una madre. Speriamo che la salvi la pelle. Speriamo. Purtroppo il dottore mi ha fatto capire chiaramente che la catastrofe, catastrofe è vicina. Ho saputo che tuo padre, per ragioni di interesse, ti fa sposare contro la tua volontà Pasquale Paternò, e che il matrimonio, lo ha combinato il fratellastro di questi Giorgio. Parla di me. Sì, sì, sì. Fratellastro di questi Giorgio, sì. Un tipo poco di buono. Ma questo come si permette, don Gennaro? Perché? Ma come un tipo poco di buono. Ma no. Ma lascia perdere, perché è opinione di parecchi. Io qualche giorno io perderò la pazienza. Qui in paese parecchi dicono che io sopra perché ho viaggiato. Sì, secondo loro chi viaggia si perde. Che gente. Idee che hanno. Ma se Dio è giusto, oltre al miracolo di far guarire mia madre, mi deve far vedere Giorgio sulle scale di una chiesa a chiedere la carità. No, voi non dovete ridere, abbiate pazienza. No, voi vi associate alla cattiveria di questo mascalzone. Ma no, questo è un farabutto. La cosa insiste. Non si augura una cosa simile al peggiore nemico. Ma come chiedere la carità? No. Questo è maligno, Ma no. Questo è maligno. È esasperato in questo momento. È maligno. Questo è. Speriamo che non la salvi la pelle la madre di questo qui. Perché questa una madre non se la merita. Ma la madre. Io chiedo la madre, carità. Però. Tuo padre poi. Ah sì. Ah, non lo sapevo. Cosa? Cosa mi sentite? Che facevate, il tranviere? Il tranviere? Ma io sono notaio. Ma cosa dici? Io, questo che scrive. Che tuo padre poi, abile manovratore. Manovratore, ha voluto intendere uno che muove i fili, che fa agire ogni cosa, sai, uno che si dà da fare. Io avevo confuso, credevo quello del tram. Quello del tram, vai, questa è una professione nobilissima. Sta lì fermo, nessuno ti deve parlare. Ma io sono notaio. Tuo padre poi, abile manovratore di questa incredibile tram. Sarà come voi dite, ma qua c'è il tram. Qua c'è trama vuol dire. Sì, vabbè. L'incredibile trama non avrà più pace, né riposerà tranquillo, tanto il rimorso gli roderà la coscienza. Imbecille, lo crede lui. Io ho la penna. La penna, il toro con gli zoccoli. Ermola. Ma una speranza mi conforta, questo matrimonio non si farà. Scriverò una lettera a quel farabutto di Giorgio Paternò e staremo a vedere che succederà. Se l'idea che ho in mente si avvererà, saremo felici. Enrico Canestri. Ma come sarebbe? Mi scriverà ora. Che mi deve dire? Che ne so io. Ma questo che vuole da me? Ma insomma, io gli faccio una querela, ma io ricorro alle autorità. Ma come sarebbe? Ma scusate, non me ne posso stare con le mani in mano. Questo mi minaccia, mi ricatta. Secondo lui io non avrei dovuto occuparmi della felicità di mio fratello minore. Lascia perdere. Domani due giovani si sposeranno e questo è l'essenziale. Sarà un matrimonio invidiabile. Certamente. Noi abbiamo la coscienza tranquilla, perlomeno la mia è a posto. E anch'io. Mi desidero Margherita, è seduta sotto la pergola con Lucia. Vado subito, andiamo. Vengo, andiamo, via. Gio, Pasqualino, via. Che ti ha detto Don Gennaro?
Niente, abbiamo parlato del più e del meno. Ha dato per caso una penna di fagiano anche a te, la via, eccola qua. Animale. Ah, e tu credi che io l'avrei presa questa qui? Hai fatto una bella figura, presente Lucia. Che schifo di figura. Porta fortuna. Ma che porta fortuna? Ma butta via questa roba, butta via quella roba, ma fammi il piacere. La tua fortuna non è la penna, ma sai quale sono la tua fortuna? La tua ricchezza, la tua giovinezza, la tua salute, queste tre cose sono la tua fortuna. Se papà la cerca. E tu gli dirai l'ho buttata via, perché? Perché non volevo fare la figura del cretino. Sì, e se Lucia vuol sapere dove ho messo la penna? Lucia ti sarà grata, dirà finalmente ho sposato un uomo e non un ragazzo. Lascia perdere, oh, andiamo. Eccola, e lei? Lucia. È Lucia. Sì. Barbacco, viene da questa parte. Sì. Se tu potessi dirle qualche cosa, non so, un dolce tetto a tetto, non le dice mai niente. Quella ragazza, sai, è mortificata, è avvilita. Beh, adesso ti lascio solo con lei. Dille qualche cosa. Ma come mi lasci solo? Solo con lei? Ho paura! Non fare lo stupido, sai? Alla donna non piace l'uomo timido. Tu devi essere aggressivo, audace. Vedi, sai che devi fare? Nel momento che più ti parrà opportuno, guardami in faccia, stammi a sentire, dallo un bel bacio sulla bocca. Un bacio? Un bacio. Sulla un bacio, bocca? Sulla bocca. E si può fare? Si deve fare, come nelle pellicole, vedi, quei baci a lungo metraggio che ti rimbambiscono, così devi fare anche tu. Tu le dirai, Lucia, che bella faccia che hai, che bella bocca, che bei capelli, che... le prendi la testa tra le mani, un bacio sulla bocca e quello... Hai capito? Ma oh. Con la testa in mano? Le prendi la testa in mano. La testa in mano? A me la testa. Un bacio sulla bocca e quella è tua. Per la vita. Hai capito? Io vado, vai. Già! Sì, sì, sì. Già, già. Ma si può fare? Si deve fare, si deve fare. La testa in mano. Un bacio sulla bocca e ti saluto. Ah, già, già. Io. Che vuoi? Niente. Ah, aspetta. Aspetta. Volevo... Volevi cosa? Vai via. Che facciamo noi due soli qua? Che abbiamo da dirci? Forse niente, ma domani ci sposeremo. Domani. Lucia, hai sospirato? Hai sospirato, Lucia? Lucia. Mamma mia! In avanti, parla. Parlo, parlo. Ecco, io, insomma, cioè tu mi vuoi bene, sì? E tu? Ah, io tanto, te lo giuro. Non mi potresti dimenticare, vero? Se per caso io decidessi di non sposarti, cosa faresti? Ti rassegneresti e piano piano finiresti per dimenticarmi? E come sarebbe possibile? Non dire certe cose, Lucia, mi fai tanto male al cuore. Io lo so, tu non mi vuoi bene quanto io te ne voglio. Ed è logico. Che cosa sono io al tuo confronto, un contadino, e tu una signora del paese. Io non ho studiato, tu sì. E poi Lucia, tu sei tanto bella. Il tuo viso, credimi, io lo vedo dappertutto, fra i campi, fra i fiori, tra le verdure. Se io guardo in cielo ci sei tu, se guardo una stella, quella stella sei tu. Se guardo il ritratto di mamma mia, dopo poco, piano piano, assomiglia a te. E mamma era bella, sai? Era tanto bella. La vuoi vedere? Perché? Cioè... Perché mi dici certe cose? Lucia, hai sospirato? Hai sospirato, Lucia? Lucia? Ma che vuoi? Hai sospirato, vero? Ho sospirato, sì. Perché? Perché al mondo ci sono uomini che sanno amare veramente, mentre altri si dimenticano di chi hanno amato. Tu, se mi fossi stato lontano, mi avresti scritto tutti i giorni, vero? Tre lettere al giorno. Ti sposerò, Pasqualino. Che cos'è di diverso tu? Niente. Anzi, sei migliore. Che il tuo cuore parla con parole semplici, perché naturali, spontanee, sgorgano come acqua limpida in un torrente d'amor puro. E fa tanto bene quell'acqua al mio cuore. Lo disseta, è come un balsamo. Ti sposerò e cercherò di volerti bene. Perché? Adesso non me ne vuoi? Beh, più bene di quanto ora te ne voglia. Ah. Ho letto un libro, sì. Un bel libro. Racconto di una ragazza alla quale viene imposto di sposare un uomo che non le piace. Non si ribella, si affida al tempo, alla bontà del suo stesso cuore e lo sposa. Si chiama Andrea Gianmarino. E il libro,
Qualcuno ha bussato. Avanti! Ma no! Avanti! Ma no, alludeva il titolo del libro, qualcuno ha bussato, cioè l'amore che bussa il cuore. Ah, bella, questa l'ho vista questa pellicola, bella, Lucia. E adesso per dimostrarti che io non sono uno stupido e siccome il momento mi sembra opportuno, Lucia, io vorrei dirti una cosa. Che cosa? Un momento, una cosa importante. Lucia, io vorrei proprio... Ma che fai? Niente, è pieno di mosche. Avanti. Fa caldo, allora. Lucia, io vorrei darti un bacio sulla bocca. Cosa hai detto? Un bacio sulla bocca. Un bacio? Giorgio! Un bacio! Giorgio! Un bacio sulla Giorgio! Bocca! Giorgio! Ma sei pazzo? È venuto questa mattina, ma con chi credi di trattare? Con qualche tuo pari, con qualche contadina come te? Mi propone un bacio sulla bocca. Sfacciato maleducato. Siccome domani dobbiamo sposarci. E fino a domani c'è tempo. In un'ora accadono tante cose. So. E ammesso che non accada nulla. Giorgio! Ammesso che non accada nulla, il tuo sistema non mi piace proprio. È bene che tu lo sappia fin da ora. Giorgio! Stai zitto, stupido. Fatti chiari, amicizia franca. Ah, sì! Ah, sì! Ah, piatti, franchi, patti, ma sì, franchi, che hai capito benissimo. Eccolo qui. Ne abbiamo sorprese a tetto a tetto. Naturale, ci vogliono bene. Ma vai sotto la pergola d'aspetto. Vai pure tu. Non si può fare, La testa non si può fare. Ma questo oggi è perfettamente in casa. Dove vai? Sì, prendi anche il mio cappello, che non mi sento di fare le scale, via. Che c'è? Una lettera per voi. Oh mio Dio. Prendi il cappello, ti ho portato questo, con l'altro non mi piace, ti invecchia. Andiamo, su. Sono cose da pazzi, queste sono. Chi è? Chi è che ti ha scritto? Ma che è quello lì, eh? Canestri. Canestri, chi è Canestri? Ah, quello di Lucia! Non gridare, fa questa voce di gallina, che si sente. Vabbè, che dice? Non lo so. Signore, ho saputo che domani 3 agosto vostro fratello Pasqualino si sposa con Lucia, la figlia del notaio Benedetti. Lucia sarà mia rischio della vita, ve lo giuro sull'anima della povera mamma mia, che da appena una settimana è salita alla gloria dei cieli. Ah, questa è... non l'ha salvata la pelle questa cosa. Per questo motivo non mi è riuscito di correre in aiuto di Lucia e dare a voi la lezione che meritate. Comunque ascoltate, se domani permetterete che Lucia si sposi con Pasqualino, io vi uccido. Vi uccido. Ah. Oh. Mamma mia. Hai capito? Sì. E come fate? Chi? Voi. Chi noi? Voi donne del paese, come farete? Unitevi, fate un comitato di difesa, questo mica scherza, sapete. Ma perché ci dobbiamo unire e fare un comitato di difesa? Perché, vi uccide! A noi, perché a noi? Signore, ho saputo che domani 3 agosto vostro fratello... Signore, dice a te, hai capito? A te, dice. Ma naturale. Ma dice a te, ha scritto a te, dov'è la busta? Ha scritto a te, e dice a te, signore, a te, che c'entrano le donne del paese, figurati. Va bene, badate che sono deciso a tutto... E vi avverto che 2 anni fa sono stato ricoverato 1 anno in manicomio, reparto agitatissimo. Oh, santo cielo. Questo è stato in manicomio? E questo è un irresponsabile? Questo ammazza qualcuno? E lo ammazza te. Non è, ma può ammazzare chiunque. No, questo. te, ha minacciato te questo. Canestri. Te lo avvisai, sì o no, di non metterti in certi imbrogli, sì o no? Ti senti, ma tu mi vuoi vedere dannato. Perché? Che ho fatto? Ma che me lo fai apposta? Ma che ho fatto? Ma è il modo di strillare per le spalle. Che... Io ho ricevuto una lettera di un minatore e tu... Minatore.
Ma questo è pazzo, ma di un po'. Ma se quello tu uccide. Ma chi uccide? A te, l'ha scritto. Ma non è nata ancora, chi deve uccidere Giorgio Paternò? Ricordati che Giorgio Paternò muore di sua spontanea volontà, non per volere di nessuno. Ah sì, ma che sono un agnello, un pollastro, mi tira il collo, mi ammazza, è stata al manicomio e ci ritornerà questa volta con la testa rotta. Mi uccide. Vai cammina, ricordati che quando sei vicino a tuo marito, a Giorgio Paternò, non devi temere neanche la morte. Vabbè. Cammina, vai. Vai orfana, cammina, via. Cammina. Rimedi non ce ne sono più, via. Parlate bene voi, rimedi non ce ne sono più, ed è giusto. Non avrei mai immaginato che dalla persona più cara che avessi al mondo, mio padre, mi sarebbe voluta tanta incomprensione e tanto egoismo. Ma non è vero, tuo padre ti vuole bene e quello che ha fatto non l'ha fatto certo per egoismo, bensì per assicurare il tuo avvenire, lo sai. Quale avvenire? Giornate di dolore, serie di lacrime, ecco quello che sarà il mio avvenire. E lo sapeva, gliel'avevo confessato, invece me l'ha fatto sposare. Che ti sei? E questa gente, la musica, il ballo, sono tutte cose che mi stanno dilaniando il cuore dalle rabbia. Va bene, cara, ma sarebbe stata una sconvenienza non invitare nessuno. Tra poco andranno via, calmati. Lo sapete che mi hanno fatto? Quale inganno, sono stata travolta. Ora capisco per quale motivo, da che Enrico lasciò il paese, non ho ricevuto più nessuna notizia da lui. Perché? Tutte le lettere che mi scriveva, mi hai saputa, le ritirava mio padre. Eccole qua, queste sono una parte di esse. Dove le hai trovate? Ieri sera, quando tornammo a casa, sorpresi vostro marito, che parlando sottovoce a mio padre, segretamente gli fece leggere una lettera. L'imbecille. Papà, dopo aver la lettera nascosta nella sua scrivania. Mi è stato difficile trovarla poi assieme a queste altre. Oh, oh mio caro Enrico, tesoro mio adorato, mi aveva sempre scritto. Io credevo mi avesse dimenticato. Siamo le solite. Già. Lucia, cara, che cosa vuoi farne adesso di queste lettere? Rimettile al loro posto. Se tuo padre si accorge di non averle più e te le trova, qui finisce male, ne sono certa io. No, no, no. Ma come no, no, Lucia? Queste lettere rimarranno sempre con me. Ma tu hai letto che cosa ha scritto Enrico nell'ultima lettera? Perché voi non lo sapete che cosa ha scritto? Vostro marito non ve l'ha fatta leggere? Appunto, dico, appunto. Hai letto che cosa ha scritto? Ha minacciato mio marito di morte. Quel poveretto questa notte non ha dormito, tant'era preoccupato. Lo sai dove ha passato la notte per stare tranquillo? In parrocchia, in parrocchia. Permesso, scusate. Prego, prego, prego. E meno male che fino adesso tutto è andato bene. Ma non poteva andare che così. Cosa mai poteva fare Enrico? Ma di un po', ma questo Enrico, tu l'hai saputo, te l'hanno detto. Cosa? Beh, pare che sia stato ricoverato per 2 anni in manicomio, è pazzo quello lì. Ma chi ve l'ha detto? Ti ha messo in giro questa vigliaccheria. Ma come vigliaccheria? L'ha scritto lui stesso, a Giorgio. Non è vero, non è vero. Un pazzo non scrive di queste lettere. C'è amore in queste parole, non follia. Vabbè. Quante cose sa la gente. Com'è cattiva l'umanità. È cattivo, buono ormai, cara mia. Quello che è stato e non ci si deve pensare più. Io voglio solo consigliarti, per l'affetto che ti porto, di tenerti caro quel bravo ragazzo che è Pasqualino. È tanto buono. Un marito come lui, credi, non è facile trovarlo. Ma via, metti giudizio, non fare la romantica. Un marito, comunque esso sia, è sempre un marito. Io, vedi, benché non abbia trovato il fiorfiore dei mariti, perché Giorgio è proprio lo schifo degli uomini. Eppure me lo tengo caro. È il marito, è responsabile, al momento opportuno io posso sempre dire, io sono la signora Paternò, prendetevela con lui, arrestate lui. E se no che cosa mi sono sposata a fare? Sarebbe troppo comodo allora. E nella vita, cara mia, trovare una persona che ha il diritto e il dovere, perché il marito ha il dovere di difenderti, non è cosa facile, te lo dice Margherita. Che volete, Giovanni? Mi hanno lasciato solo. Andate in terrazzo. Andate in terrazzo, scusate, permesso. Prego. Hai capito? Te lo dice Margherita. Ma vi rendete conto della mia situazione? Io non amo Pasqualino e me ne dispiace, un ragazzo tutto cuore, ma... Vogliamo Enrico, è lui che adoro. Va bene, adesso caro, non ci penso. Regina! Eccolo qui, stavamo parlando proprio di te. E naturalmente che cerca la sua Lucia. Papà ha chiesto di lei, gli invitati vogliono ballare ancora. La 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 la! E lasciamoli divertire, va!
Dunque, adesso che vi siete ritrovati, vi lascio soli, eh? Parlate liberamente come vogliono i vostri cuori innamorati. Io intanto vado a vedere dove si è cacciato Giorgio. Non riesco mai a trovarlo, quello. Chissà dove si nasconde. Ma dove si sarà cacciato? Giorgio! Aggiò! Sei stanca, Lucia? Direi. Sono fatta di carne, non di ferro. Beh, è una festa che si fa una sola volta nella vita e bisogna farla come si conviene. E in verità è riuscita bene. Tutti si sono ricordati di noi. Io sono tanto felice che quasi mi pare di non meritarla tanta felicità. Lucia, la notte scorsa t'ho sognata, sai? Io non sogno mai perché la sera mi vado a coricare stanco morto e non ho tempo di sognare nemmeno mamma mia. Una volta ho sognato. Oh sì, una volta sì, un bel sogno. Ho sognato la Madonna. Come l'avevo vista la mattina, la processione giù al paese, coi bei vestiti, piena di gioielli. Ma la notte scorsa ho sognato te. E sai come? Che mi dicevi tante belle parole, che io ero l'oggetto di tutte le tue cure. E poi ad un tratto ci siamo trovati in una grande fattoria dove c'erano le pecore con gli agnellini, le mucche con i vitellini, le chiocce con i pulcini intorno. Poi siamo venuti qui e abbiamo trovato la casa piena di bambini. Bambini sul letto, sul tavolo, sul cassettone, sull'armadio, sulle sedie. Bambini dappertutto. E appena ci hanno visto ci sono venuti incontro gridando: è arrivato papà, è arrivato papà. Senti Pasqualino, io vorrei chiederti un favore. E dimmi. Forse non ti ho dimostrato abbastanza l'affetto che ti devo. Mi propongo di fare del mio meglio per dimostrartelo in avvenire. Ma ora questa notte di nozze che si avvicina, lasciamola sognare come a me piace. Non domandarmi nulla, non chiedermi nulla. Lasciami passare la notte tranquilla. Abbi fiducia in me. Domani, poi... Ma sì, io mi sento stanco morto, i piedi gonfi, in piedi da stamattina, avanti e indietro. Io non ti darò nessun fastidio, mi metterò in un angoletto, lì, buono. Socchiuderò le imposte, ti metterò un bel bicchiere d'acqua fresca sul comodino e buoni faremo passare la notte. Lucia, insomma, ti sembra una bella cosa restare qui a chiacchierare mentre gli invitati si domandano se per caso non sei scappata? Va tu intanto, sì, papà, stavo per venire di là. Tu fai la brava, sei stanca, lo capisco. Morta, mi sento morta, in piedi da stamattina. Erano le 9 quando mi sono vestita e mi sento il vestito incollato sulle carni, i piedi gonfi, li vedi? E la testa che mi duole. Calmati. Se no ti do un ceffone, avanti, sbrigati. Tra poco se ne andranno via tutti. Guarda che caratterino quello lì. È roba da matti, proprio. Poverina, ragione, stanca. Queste giornate si sa come vanno, anch'io non vedo l'ora di andarmi a riposare. Io domani dormo tutto il giorno, eh. Sì, brigadiere, lo stesso. Brigadiere, venite! Abbiate pazienza, state qui vicino. Tenete gli occhi aperti e non dormite. Non dormivo. Voi stavate dormendo. Non dormivo. Voi stavate dormendo. Signor, per no, pensavo. E allora pensate meno. Ma pensavo a voi. Ma basta, non mi pensate tanto. Io mi scoccio di sentirmi pensate troppo. E vabbè. Sedetevi qua, sì. Prendete aria qui dall'aria del terrazzo, sì. E state svegli. Sono sveglio. Voi avete bevuto troppo, bevuto. Ho bevuto solo quello che mi hanno offerto. E una persona ben educata non rifiuta mai di ricevere una cortesia. Va bene, state qui e tenete gli occhi aperti. Oh, dunque, Don Gennaro. Don Gennaro. Maledetto, adesso gliel'ho detto, guardatelo, che vergogna. Sì, comodo. Che succede? State svegli. Sono sveglio. Voi stavate dormendo. Non dormivo. Voi stavate dormendo. Non dormivo. È vero che stava dormendo. Non dormivo. È bello il brigadiere, no. Ma commosso. Chissà che gli viene in mente. Va bene, non stavate dormendo, però passeggiate, via. Forse vi passa passeggiando. Che fate? Venite giù! Che fate? Siete pazzo! Ma questo è il taramo nuziale! Che significa? Il letto nuziale! Una mezz'oretta! Già, così arrivano i nuziali e trovano il taramo occupato! Siete pazienza, state qui seduto e non dormite! Non dormo! Gli occhi aperti! Sono sveglio! Che c'è pericolo! Dunque, state qui! Io non capisco perché tu mi abbia fatto invitare quel tipo là, non ha fatto che mangiare e bere da stamattina! Spiego, siccome ha insistito tanto perché lo invitassi, sì. E poiché si trattava di un'autorità... Poiché si trattava di un'autorità,
Io se avessi immaginato che si trattava di una scrofa, io l'avrei lasciato nel porcile di sua madre, a quello lì. Qui, guardatelo, guardatelo. Su, dove siete? Vi hanno fatto qualche cosa? Nessuno mi ha fatto niente, ma ci sono i preziosi in casa. La casa è a livello di strada, qualche malintenzionato, no? Tenete gli occhi aperti. Non dormivo. Voi stavate dormendo. Non dormivo. Oh, madonna. No, ma è vero che dormivo, non perché me lo nego? Non dormivo. Stavate dormendo. Non dormivo. Vi ho visto io che dormivate. Mi credo. No, per carità. Va bene, lo stavate dormendo, sedetevi. Sì, ma lascialo perdere, che faccia quello che gli pare ormai, figurati. Cosa fai tu, la Margherita? Riposo. Tu ti fai vento, sì, riposiamoci tutti quanti. Presto, ci sono ancora degli invitati di là. Presto, via. Non abbassiamo il tono della cerimonia. Vado, Lucia. Non abbassiamo il tono della cerimonia, Non abbassiamo il tono della cerimonia, Non abbassiamo il tono della cerimonia. Che dici? Crepa! Che vipera! Ma che voleva? Che voleva? Ma che ne so. Che c'è? Che succede? Ha detto Lucia ha trovato le lettere. Lucia ha trovato le lettere, quelle che tenevo nel cassetto centrale della scrivania. Ma come si fa? Anche voi, Benedetto, ma con dei documenti importanti. E dove? Documenti di spionaggio. Ma c'è spionaggio, fammi piacere, spionaggio. Beh, va bene, Don Gennaro, oramai è fatta. Per caso ne foste pentito. Oh, per carità. Lucia vi sarà grata per quello che voi avete fatto per lei. Pasqualino è il marito che ci voleva per lei. Un giovane pieno di salute, pieno di milioni. Mi sono fatto il conto, assommano a 577 milioni. Pasqualino vi ha dato mano libera su tutto il patrimonio. Chi è stato a convincerlo a combinare tutto? Il sottoscritto, datemene atto. Giusto. E allora, già che stiamo a questo, se vogliamo regolare i nostri accordi. Quali? Come? Noi rimanemmo d'accordo che alla sera delle nozze voi avreste messo nelle mie mani tac 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 5.000 carte da 1.000 lire. 5 milioni. D'accordo? Non ci pensare. Non ci penso. Ma che ci pensi a fare? Andiamo, che gli invitati ci stanno aspettando, possono pensare a chissà che cosa. Un momento, Don Gennaro, scusate, abbiate pazienza. Qui ci deve essere un equivoco. Foste voi a offrirmi 5 milioni, io modestamente ne volevo 2, e voi mi diceste no, io te ne offrirò 5, te lo meriti. 5 milioni. Lo ricordate bene. Non ci pensare. Io ci sto pensando da mesi. E non ci pensare, io 5 milioni li voglio, mi serve. Li avrai. E voi non fate che dire non ci pensare, No, volendo dire che io manterrò la mia promessa, cioè non ci pensare, li avrai. Ho capito, non ci pensare nel senso li avrai, io avevo frainteso. Non ci pensare nel senso non li avrai. Guarda, quella lì si sente male. Oddio, e questo muore. Vergogna, io farò rapporto. E non gli passa la sbornia, non gli passa. E gli ho dato caffè amaro, gli ho dato un po' d'acqua e aceto, un bel bicchiere di acqua e barechino, gli ho dato... Barechino? Ma noi avvelenato! Dico, Mario, lo appoggiamo sul cassettone, è meraviglioso, un gusto squisito. A Lucia cara, sua zia Cristina, con mille auguri di felicità, sei contenta, Giovanni, sì. Avete visto quanto è bella questa brooch di brillanti? Ah, sì. Bellissima, l'anello del compare è veramente bello, sì. Il compare è una persona di gusti raffinati. Siete molto gentile, baronessa. Scusate, ma questo fatto di chiamarvi baronessa mi mette a disagio. Ma via, che cosa vi salta in mente? Io non ci tengo proprio. Siccome Giorgio, vostro marito, mi disse che ci teneva. Ma io invece no, sono cose che appartengono al passato. Ormai adesso sono la signora Paternò e basta, è per voi Margherita. Grazie. Dunque dicevo, come compare è stato il meno che potessi fare. Molto bello. Ah, come sei bella, figlia mia, mi sembri una fata. Tutti hanno avuto per lei un pensiero delicato. E se lo meritava, è così cara e buona. Vede, come medico non mi manca l'occasione di conoscere gente. Bene, mia moglie ne è testimone, non c'è una persona che pensi male di lei. E noi le vogliamo un mondo di bene. Ma anche lei ve ne vuole e ha ragione di volervene, perché oltre a essere delle persone di gusti squisiti, grazie, voi siete ammirevoli per bontà di cuore e sentimenti elevati. Bontà vostra, Margherita. Ci volete ondulare. Adulare. Sì, va bene lo stesso. Che mi state facendo? Facevo ammirare i regali di nozze al compare. Facciamoli vedere anche a mia sorella. Non li ha visti? Chiamala, no, sono qui apposta. Filomena, vieni, quanto sono belli. Ma che hai? Le scarpe. Ma te l'avevo detto, non te le mettere quelle bianche. Guarda, quanti e che belli. Piacciono, Quanto oro, quanto argento.
Come una regina l'hanno trattata. Vero, vero. E così fosse anche per mia nipote, poverina, la figlia di mio fratello. Ah, è sempre malata, ah. Vero. La ABC è una gran brutta malattia. TBC. TBC. Ah sì, va bene, lo stesso. È una gran brutta malattia, d'accordo, ma con un medico in casa. Ma che ci posso fare io? Purtroppo la scienza. Sì, la scienza. Voi altri non ne capite niente. Ecco tutte. No, scusate, sapete, ma se io ho una virtù, è proprio quella di parlare chiaro, senza parole, come si dice, sotto semafori. Sotto metafora. Sì, va sotto bene, metafora. Lo stesso, io sono moglie di medico e certe cose non dovrei dire. Ma che cosa volete? Non ho fiducia in quelli lì. Una sola volta mi ha fatto un'iniezione e mi è andata male. Si trattava di una semplice iniezione sotto Catania. Sì, sopra Palermo. Beh, come si dice? Sottocutanea, sottocutanea. Ah sì? Scusa, io poi non ho il dovere di conoscere certi termini. Senti, pensala come vuoi, ma faresti bene a tenerle per te le tue idee. La medicina è una scienza misteriosa a cui pazienti e studiosi si debbono affidare con fiducia e coscienza. E parla meno, perché quando parli vai fuori dai limiti e lo sai. Oh, senti, non cominciamo. Sentite, se vi siete alcolizzati tutti contro di me, ditelo, perché allora un altro paio di maniche. Chi si alcolizza? Eccola lì la tua Lucia, e non temere che nessuno te la ruba. Ah, è un ragazzo d'oro, Pasqualino. Ah. Il marito che ci voleva per Lucia. Azzeccato. Azzeccato, hai ragione. Ah, brava, vieni, vieni, vieni. Un bicchierino, con Amalia. Sì, non ho fatto ritorno, grazie. Ecco, bene, uno. Agli sposi, uno. Agli sposi. Ah, per brindare alla salute degli sposi. Ah, sì, via, un bicchierino, no. Niente. Allora vai da Concetta, eh? Ah, veramente, veramente, una gran bella festa. Ah, Pasqualino, lo sai che mi veniva in mente? In chiesa, quando hai detto sì, sembravi proprio rimbambito. Si capisce, tanta confusione, è la prima volta che mi sono sposato. Ah, la prima volta che parte, qui. Ah, si ride, si scherza un po'. Benissimo. L'abbiamo sposato. Brigadiere. Brigadiere, venite, per favore. Oh, statevi vicino, ci trasferiamo in camera da letto. Ci siamo trasferiti in camera da letto e diventate pure sordo. Qua, state qui seduto, la mano qui sulla pistola e non vi muovete. Abbiamo ammirato i regali, Giorgio, magnifici, magnifici. Ah, non parliamo poi del vostro, è un cimelio. In che senso? È un oggetto da museo. Ah, beh, quella è una sciabola antica. Pare che sia appartenuto a Garibaldi, quando passato qua faceva la guerra da queste parti. Il vostro regalo poi è il più bello, è una casa magnifica questa qui. Molto bella! Ah, bella, bella, con quella veranda di ferro sbattuto! Veranda! Veranda! Veranda, veranda! Di ferro battuto! Di ferro battuto! Di ferro sbattuto! Ah, sì, io ho visto che in alcune camere c'è anche il riscaldamento e 8 elementi per ogni gladiatore. Radiatore! Radiatore, scherzo sempre. Sì, quella. Pardon. Prego. Non c'è nara, avete notato che la moglie del medico è analfabetica? Sì, l'ho notato. Ha detto radiatori invece di gladiatori. Già. Quelli gladiatori sono i guerrieri americani. Sì, americani. Sì, una casa comoda, ariosa, al primo piano ci si affaccia sul terrazzo e ci si trova di fronte aria, sole, campagna. Ah, un vero paradiso. Oh, io non conosco tutta la casa, ma quella lì che cos'è? Un'altra camera? No, è il gabinetto. Oh. Il gabinetto. Ah, il gabinetto. Ah, sì, sì. Guardalo, l'ho ricavato da questa camera. È piccolo. Oh, è abbastanza comodo, ci ha fatto mettere le mattonelle bianche, il tappetino di linoleum, le tendine rosa, sai, è un vero boudoir. Sì. Mi è parso comodo in questa camera. Sì. Si sente un po'. No, vernice fresca. È troppo fresca però quella vernice. E voi? Voi dove vi siete sistemato? Beh, al piano di sopra, ecco, un appartamentino. Beh, siete solo oramai ed è più che sufficiente. Non ho voluto allontanarmi da mia figlia. No, ma che si fa? Rimaniamo così, nessuno fa niente, nessuno dice niente, non so, una poesia, una canzone. Una canzone, una canzone. Ah, il dottore ci aveva promesso che ci faceva sentire. Ah, sì. No, senti, fai quella scena che facesti in casa di mia sorella, era un monocolo. Sì, un canocchiale, un monologo vorrei dire. Ah, vabbè, sì, e come si chiamava, come si chiamava? Il giuramento. Ah, il mio marito. Fa il giuramento. Che cos'è? Il dottore ci fa sentire il giuramento. Ah, io lo conosco. Ah, sì? Come no, me lo ricordo. Giuro di essere fedele al re, ai suoi reali. Ma no! Ah,
ma no, Giorgio, no, Giorgio, questa è roba vecchia, roba passata, non il giuramento militare, ma il giuramento di Rovetta, un'opera teatrale, questa io dirò. Per favore, vogliate metterli tutti dalla stessa parte, ecco. Sì, così avremo di là platea e di qua palcoscenico. Ecco. Dunque. Ciccio Formaggio la conoscete? Ciccio? No, non è nel mio repertorio. Prego. Dunque, dirò il giuramento da romanticismo, dramma storico romantico in quattro atti di Gerolamo Rovetta. Dunque, nel nome di Dio e della mia nazione, nel nome di tutti i martiri della nostra santa causa, caduti sotto i colpi della tirannide straniera e domestica. Ha perduto un orecchino. Per lodi innati ogni uomo al male, all'ingiustizia, all'usurpazione e all'arbitrio. Avete visto il suo trattato? Soltanto ma che succede qua? La nostra moglie ha perduto un orecchino. Ma non l'avevo trovato, era stato a letto. Amalia. Dunque, all'usurpazione dell'arbitrio, io, l'italiano Lamberti di Agliate. Si è rotta la molla. Io, l'italiano Lamberti di Agliate. Salute. Senti come è bello. Io, Vitaliano Lamberti di Agliate. Va bene, dottore, non andate tanto. Andate a parlare. Dalla Margherita, venite con noi. Io sono stanco, le gambe spezzate, non ce la faccio. Oh, ma siete ancora giovane, muovervi fa bene alla salute. Promenare. Vieni, andiamo a fare l'ultimo balletto, poi andiamo a dormire. Ehi, questo Giorgio, non risponde più. Giorgio, bisogna portarlo via da qui, non può restare qua. Avanti, si chiude, si chiude. Sempre pronto a difendere il signor Giorgio da qualsiasi attentato. Questo era l'accordo, non avete fatto altro che dormire, vergogna. Non dormivo. Voi stavate dormendo. Non dormivo. Oh, madonna, melone. No. Voi stavate dormendo. Non è vero. Non dormivo. Ma perché non mi volete credere? Non sono capace di mentire. Ma vi ho visto io! È vero, vieni! Non mi volete fare! Pasqualino, figlio mio, ti raccomando, Lucia, No, papà, giuro che le vorrò bene più che la mia stessa vita. Te l'affido. Ci siamo liberate, se ne sono andati tutti, via. Ora potrai metterti a tuo comodo e pensare solamente alla vostra felicità, L'ho fatto accompagnare a Don Vincenzo. L'ho fatto accompagnare dai professori del concertino. Ma commosso. A proposito del concertino, ho avuto un'idea, Don Gennaro. Tra una mezz'oretta, quando gli sposi staranno a cuore, il concertino intonerà una serenata, quella che si usa in queste occasioni. Quale? La Santa Notte, tutti uniti, canteremo, mi pare necessaria. Il ragazzo è ingenuo, la ragazza naturalmente anche, è vero? Avere un po' di incoraggiamento, la musica solleva gli spiriti. Benissimo, d'accordo, E ora andiamo, andiamo, lasciamo in pace i nostri due piccioncini. Sì, noi siamo di troppo, Buonanotte, Lucia cara, stai tranquilla e non pensare a cose che non riguardino la vostra felicità coniugale. Ricordati i consigli che ti ho dato e ci vedremo domani con l'aiuto del Signore. Ciao, buonanotte. Hai parlato tu a Lucia? Sì, ho parlato io. Povero Pasqualino. Dunque, Lucia, noi andiamo su, accompagniamo papà al terzo piano, facciamo quattro chiacchiere, anzi cinque chiacchiere dobbiamo fare. Come si dice quattro, lui dice cinque. Noi ne facciamo prima cinque e poi quattro per la regolarità. Poi io e Margherita ce ne andremo a casa e voi resterete padroni del campo. Permesso. Ancora qui. Non mi hai detto una sola parola da questa mattina. Che vuoi, tante cose da pensare. Capisco. Te ne vai a casa. Io non so dire tante cose, come si dice, pulite. Io sono una povera ignorante. Lo sappiamo. Mi scuserete, ma... Ma che? Hai paura di qualche cosa? Temi qualche cosa? No, io non ho paura di niente. Se questo matrimonio è stato fatto con giustizia, avrà la benedizione del Signore. Perché non c'è oro, non c'è salute, non c'è bellezza che valga dare la felicità quando fra due cuori l'amore non è
qual maniera. Ma voi la sentite, quella fa la filosofa. Io mi domando se guardando questi due ragazzi si possa immaginare che non si vogliono bene. Ma sarebbe un nonsenso. Oh, ecco. Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca, Napoleone e Maria Valesca, i grandi amori. I grandi amori, Giorgio e Margherita. Ma che c'entri tu? Buonanotte, Lucia. Vogliate tanto bene a Pasquarino. È cresciuto senza mamma, ma è tanto affettuoso. E poi... E poi basta, basta con questa lagna. E mi scuserete, ma per 20 anni l'ho messo a letto tutte le sere. E adesso ci va da solo, che e l'ho svegliato tutte le mattine. E adesso si sveglia da solo. Me lo sono allevato e cresciuto come se fosse stato figlio mio. Adesso va a casa, sono sola come un cane. Riuscita, tanto ha fatto, tanto ha detto che l'ha fatto piangere. Ah, l'ha fatto piangere quella lì, quella lì è la nostra nemica. Ma io la caccio di casa, sulle scale di una chiesa a chiedere la carità finirà. Ma finalmente li abbiamo visti sposati, Io mi sento stanco morto. Finalmente li abbiamo visti sposati. Ti giuro che mi pare di non poterci credere, caro. Te lo crederai più tardi, quando dimostrerò un assegno di 5 milioni, o bimba. Gio, te l'ha dato? Ah, no. Si va solo per questo. Ah, finalmente potrò comprarmi la pelliccia di visone. Che gioia. Non ci pensare. Non l'avrai. Buonasera. Buonasera. Permesso. Fermo, non ti muovere, non un passo, non un gesto, fermo così, 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 con il piede così, con il piede così. Pasqualino se ne starà a casa sua, Lucia sarà mia, capisci? Mia! Non lo metto in dubbio, però... Però che cosa? Toppone, l'estopante filibusiere. Fermo, non ti muovere. Rimani fermo così. Così? Così. Con lo sputo sulla gota? Con lo sputo sulla gota, così. Ti sei creduto capace di togliermi Lucia dal cuore? Ti sei creduto in diritto di disporre della mia e della sua felicità? Ti vergogni di quello che hai fatto? Ah, questa è la tua professione, trattare e concludere matrimoni, eh? Mascalzone! Sia. Permesso. Fermo lì, fermo così, 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 non fare col piede così, non fare così, col piede così, non fare così, col piede così, non ballare, non ballare, rimani fermo lì, non ballare, sai, ti uccido, rimani fermo lì. Cosa? Credevo che volevate ballare. No, non voglio ballare, rimani fermo lì, è serio. Mi sono confuso, ecco, così. Così, sì. Così, ecco. Come vedi, ho mantenuto la mia promessa. Eccomi qua. Benvenuto. Benvenuto, Ti dimostrerò chi sono io e come la penso. Ti accorgerai di che cosa è capace un uomo quando ama, veramente. Lo credo, l'amore fa commettere follie. Anche quella di uccidere una carogna come te. Non lo metto in dubbio. Poche chiacchiere, dove sono? Dove è Lucia? Lucia è andata su dal padre. Sì. È andata su dal padre. Eccola lì. Vita mia, vita mia, finalmente ti rivedo, Lucia mia. Mi sembra di sognare, vita mia. Aspetta. Sì, sì. Non posso vivere senza di te. Ma tu perché così? Mia madre è morta. Condoglianze. Taci, non parlare tu, non ricordarmi la mamma, tu mi ricordi la mamma? Lucia, cara, ora non è il momento di pensare a certe cose. Quanto mi hai fatto soffrire, amore mio? 3 mesi senza scrivermi una sola parola, e invece non ho passato un attimo di questo lungo tempo senza pensare a te, sai? Le tue lettere le ritirava mio padre a miei saputi, in accordo col postino e con quel bel pezzo di santuario. Quando partisti, dimmi, cara, io ti scrissi l'indirizzo che mi avevi lasciato. Io ti risposi immediatamente. Ma io non ricevetti nessuna risposta. Come? E per 3 mesi nessuna notizia tua. Io mi ho aspettato per qualche tempo col cuore pieno di ansia, di speranza. Ma poi credendo che tu mi avessi dimenticato. Poi come? Non come? Non so dirti se per dispetto che hai accettato di sposare Pasqualino. Sì. Ma credimi, Enrico, io ti ho sempre amato, ti amo lo tanto. So. Voglio bene solamente lo a te, ti scongiuro, non abbandonarmi. No. Non lasciamo. No.
Ascoltami, Lucia. All'angolo del palazzo c'è un mio amico fidato con l'automobile pronta. Mi ami? Tanto. Scappiamo allora. Scappare. Rifiuti? No, ma mio padre, lasciarlo. Era tuo padre. La ragazza, non parlare tu, ma fermo lì. Fermo, fermo, così. Così, così, così. Tuo padre, ma non pensi a quello che t'ha fatto. Non pensi che non sei curato di sapere se il tuo cuore rideva o piangeva. È perché tutto questo, cosa? Grazie. È perché tutto questo, forse per un senso di giustizia, no. L'uomo giusto non può mentire, ingannare se stesso. Non può transigere su quelli che sono i veri se... Cosa? Grazie. Solamente una volgare speculazione può indurre a certe ingiustizie il danaro in questo caso. Il vile danaro. Hai ragione, ma... Ma pensa allo scandalo! Non pensare a niente, anima mia, e scappiamo! Ma dove andremo? Ma non pensare dove andremo! La ragazza è zitella, sapete? Come la uccido subito a rimanere fermo lì! Ferma, così! Sì, così, sì! Non pensare dove andremo! Certamente incontro alla nostra felicità, vieni! Sì, vengo! Prendi gioielli! Non occorre danari, mio, vieni! Ehi, assassino! Rapitore! Ehi, ma c'è un mucca, girati sugli zoccoli! Che zoccoli, ma scalzone, apri quella porta! E il gabinetto! È il posto che ti meriti, apri! Girati sugli zoccoli! Che zoccoli, entra! Entra! Lucia! Lucia! Ehi! Ehi, Lucia! Lucia, sei tu? Sono io, Pasqualino! Ah, sei tu, Giorgio! Eh! E Lucia è con te! Vada con me, che con me! Presto, corri, apri la porta! Ma la porta è chiusa, la chiave non c'è! Oh, Lucia è scappata con Enrico Canestri, corri! Lucia è scappata,